Allora, piccolo aggiornamento, anzi, gli aggiornamenti sono due. Il primo, ieri abbiamo fatto l'ecografia a distanza di un mese, non vedevo l'ora, devo essere sincera. Il piccolo serpellino cresce, è 1,2 kg in questo momento, va tutto bene. Purtroppo non abbiamo fatto la foto in 3D per vedere i lineamenti perché non siamo riusciti questa volta, vabbè, speriamo nelle prossime. Ultime parole famose, io che vi dicevo settimana scorsa, probabilmente non si è girato, sicuramente non si è girato. Bene, abbiamo scoperto che è cefalico. Cefalico, si è girato, è ben incanalato, è anche bello basso, quindi molto probabilmente a detta appunto del ginecologo e dell'ostetrica probabilmente non riuscirà più a rigirarsi nuovamente perché nel senso è troppo basso e già troppo incanalato, quindi sarebbe difficile veramente ritornare in un'altra posizione. E che dire, quando me l'hanno detto, io ho detto: ma in che senso? Che è già pronto? È già pronto? Ma come? Tipo, Serpella guardava con occhio terrorizzato, ma in realtà cioè, è tutto ok. Cioè, non c'è nessun pericolo, non nasce domani, ecco. E io tipo mi ero fatta tutte le film mentali in tipo in 3 secondi, ho detto: oh mio Dio! E il mio primo pensiero è stato: ma io non ho preso ancora il passeggino alla carrozzina. E Serpella mi fa: che coglioni te, il tuo passeggino alla carrozzina. E anche i medici mi hanno rassicurato: fa tranquilla Paola, puoi fare tutto quello che devi fare, tutto. E vabbè, è già lì, tranquilla. Comunque, dalla visita di ieri, io mi sento che più che un bilancia il serpellino sarà un vergine, perché lui se l'è presa con comodo, ha anticipato un po' tutti i tempi, perché lui doveva organizzarsi, doveva essere preparato un tempo prima, preciso, lì così, dice: aspetto, aspetto, lì così, però almeno sono già pronto, organizzato. Una vergine, una vergine. Secondo me non arriviamo a fine settembre, anticipiamo un po', scommettiamo. Freedom Black Friday di 1 euro con